quarto turno di heads up nella sfida da 100.000 euro tra Rumbet e Golbet. Il match point è sulla racchetta dei padroni di casa, ossia Rumbet che organizza l'evento, davanti 11-4 nella sfida al meglio dei 25 testa a testa. Ancora due successi, dunque, separano il team presieduto da Mimmo La Pesa dal titolo. Per il primo punto non si deve poi aspettare molto. Due vecchie conoscenze come Alessio Isaia e Irene Baroni finiscono ai resti assai presto. E ad avere ragione è Spiwottina che floppa full e si fa sparare addosso i resti in bianco dall'ex fidanzato. A questo punto i ragazzi di Goldbet perdono la speranza di poter rimontare, perché sul 12-4 avrebbero bisogno di vincere 9 sfide di fila per rientrare. E Alessandro Speranza mette fine ai giochi con Asso Jack, chiamando il push di Daniele Mazzia che gira Asso 8. Il board, che pure mette in flash draw Mazzia, non stravolge gli equilibri della mano e Rumbet vince la sfida con rete di Speranzino. È una grande soddisfazione aver segnato il gol decisivo matematicamente contro Daniele Mazzia, e quindi così ci aggiudichiamo la vittoria. Però ora giochiamo gli altri match, magari per farli rientrare, per non fargli fare brutta figura, diciamo. Però per adesso abbiamo vinto, quindi viva Rumbet! Uno dopo l'altro crollano anche Marcello Marigliano, azzoppato da Gaspare Triolo in un pot in cui il pro bolognese chiama un mini check raise con gutshot, chiudendo scala in quarta e asciugando i resti al rivale, e Claudio Rinaldi, steso dal solito infallibile Andrea Benelli. Sotto 0-4 anche in questa giornata, a Goldbet resta solo la magra consolazione di salvare l'onore parziale evitando il cappotto, grazie ad Antonio Failla, che vince il derby tutto campano con Dario San Martino, buono però solo per salvare l'onore e non certo per evitare il 15-5 parziale ad una giornata dal termine. Sì, purtroppo per il team va molto male, presa una piega storta già dai primi round che abbiamo iniziato, e mi dispiace, e anche se comunque moralmente la sfida più importante l'abbiamo vinta contro il mio grande amico Dario, dove appunto proprio perché siamo veramente molto amici non abbiamo tante occasioni di giocare insieme.